Buonasera a tutti. Benvenuti. Siamo al secondo appuntamento con Dark Side, storie e misteri d'Italia. Il primo appuntamento, mi fa piacere ricordarlo, ha avuto circa 12.000 visualizzazioni. E oggi invece abbiamo l'onore di avere con noi il dottor Giancarlo Capaldo, già procuratore di Roma, un magistrato che ha ricoperto incarichi delicati e ha eseguito delle indagini importanti come quella di Emanuele Orlandi, ma non solo. Oggi però è qui nella veste di scrittore, dopo il successo dei delitti di Via Margutta, e ci presenta il nuovo libro che racconta il fascino sordido e i vizi indicibili di una città come Roma, la città eterna. Per noi e per il nostro comune è sicuramente un grande onore averlo qui nella nostra rassegna. E lo ringraziamo anche per il grande lavoro svolto nella magistratura, per la ricerca della verità sui misteri del Vaticano, sulla banda della Magliana, su Emanuele Erlandi e, so e su alcuni tra i più grossi scandali che hanno coinvolto prelati, magistrati, agenti segreti, politici e finanzieri. Grazie, grazie di cuore per la vostra presenza e buon ascolto a tutti. Buonasera, sono il sindaco di questo meraviglioso comune, non voglio rubarvi assolutamente tempo, non voglio rubare assolutamente il tempo a questo evento, però credo che sia eh, educazione salutare tutte le persone che sono intervenute per il secondo eh, convegno e con, eh, in questa serata. E saluto e ringrazio logicamente l'assessore avvocato Domenica Martinez per il grande lavoro che ha svolto e che svolgerà negli eventi che verranno. E un breve cenno eh, vorrei farlo: eh, l'appuntamento di stasera è con Giancarlo Capaldo, col dottor Giancarlo Capaldo, a cui do il mio personale benvenuto nel nostro bellissimo paese. È un ex magistrato, è, un, è il motore della svolta sul caso di Emanuele Orlandi. Sulla scomparsa di questa giovane quindicenne è una vicenda ancora piena di fitte ombre da quasi 40 anni. È stato responsabile della direzione distrettuale antimafia di Roma fino al 2012 e del pool antiterrorismo. Durante la sua carriera si è occupato di importanti indagini sulle versioni nera e sulle minacce stragiste. Mirate il rovesciamento dello Stato, del nostro Stato italiano, una ramificazione di elementi legati all'estrema destra, ufficiali dell'esercito, esponenti della massoneria e della criminalità mafiosa, indagini sui desaparecidos dell'America Latina, gli scandali dell'AP3, i crimini contro l'umanità di Pinochet e, ovviamente, che rappresenta il tema di oggi, sulla scomparsa di Emanuele Orlandi e di relativi intrecci tra Vaticano e... La banda della Magliana e alti, anzi, altissimi prelati. Prima di lasciare la parola ai nostri graditi ospiti, voglio ricordarvi i prossimi tre appuntamenti con Palamara, con Davide Vecchi, Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo, e percorreremo insieme altre storie avvincenti e irrisolte della nostra Italia. Le date e gli orari logicamente sono consultabili dal nostro sito internet, dal sito ufficiale del Comune di Vasanello. Mi preme ricordare, soprattutto a chi viene da fuori e per chi vorrà meglio conoscere il nostro paese e credetemi ne vale proprio la pena, che il 5, 6, 7 e 8 maggio ricorre la festività del nostro santo protettore Sallanno. E finalmente, dico finalmente, dopo le sofferenze per la pandemia che abbiamo duramente patito in questi ultimi due anni, potremo finalmente e nuovamente relazionarci come una volta. Sarei veramente onorato della vostra partecipazione. Lascio ora la parola ai nostri ospiti e vi auguro un buon ascolto e una buona serata. Grazie Sindaco, e prima di cominciare mi preme veramente ringraziare intanto tutti voi che siete qui, e come accennava il Sindaco non è una cosa banale dopo due anni di pandemia, è in una situazione anche internazionale molto particolare. Ci fa davvero piacere vedere la sala così piena. Ringraziamo ovviamente l'assessore alla cultura Dominga Martinez che è stata la forza motrice di questa rassegna. Ringraziamo ovviamente tutto il comune, le associazioni e la Chiesa della Stella messa a disposizione. Così gentilmente per noi e ovviamente mi unisco di nuovo alle parole del sindaco, vi invitiamo a conoscere le bellezze di questo paese perché veramente abbiamo avuto un'accoglienza calorosissima. Io sono Gianluca Zanella, Marcello Altamura Buonasera. e siamo i fondatori di Dark Side Storia Segreta d'Italia, un format eh, di inchiesta indipendente. Abbiamo il nostro Edgardo Fiorini alla regia e vi ricordiamo che potete trovarci su tutti i social, in particolare su Facebook e su YouTube, quindi se siete interessati ai misteri d'Italia troverete tanti approfondimenti e tanti altri ne troverete ancora. Ci fa molto piacere questa sera avere, e ospite, lo ringraziamo, ovviamente. E lo ringraziamo avere come ospite l'ex magistrato Giancarlo Capaldo che è stato ben presentato da, no, dal signor. sindaco e dall'assessore alla cultura, quindi grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a voi, grazie al sindaco e all'assessore per il piacere che mi hanno dato di ritornare a Vasanello dopo tanti anni e, e di percorrere una terra me, a me cara. Ringrazio Gianluca Gian e, e, e Marcello per, 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 il, per il loro entusiasmo con cui si presentano. E, mi hanno come dire in qualche modo trasmesso il loro entusiasmo eh, e, e quasi costretto sostanzialmente a, a venire proprio per il piacere di avere un incontro con eh, un, eh, una popolazione eh, mh, che è, è interessata a, eh, a scoprire la verità proprio in un mondo come quello attuale in cui la verità mi sembra che è l'ultima cosa. Che viene in, in campo e avremo modo sicuramente di approfondire questo questo tema questo tema in particolare questa sera siamo qui eh, appunto lei è stato per molti anni dal 1972 in magistratura e, però qui è in questa in doppia veste questa sera nella veste anche di romanziere. Ha avuto un grande successo il suo precedente libro, I Delitti di Via Margutta, questo è il secondo libro che riprende alcuni dei personaggi del precedente romanzo, edito da Chiare Lettere: La ragazza scomparsa. Però eh, per arrivare a parlare di questo libro e della ragazza scomparsa vi chiediamo un attimo di pazienza perché prima parleremo della lunga carriera di Giancarlo Capaldo e non è un, uh, un cercare di sviare l'argomento, ma per arrivare poi a parlare con delle basi più solide del lavoro svolto in questo romanzo che, possiamo mh, dirlo, è un romanzo verità, una narrativa di inchiesta e quindi tutto quello che andremo a dire adesso, adesso sarà propedeutico a comprendere la valenza di quanto lei ha fatto in questo lavoro. Marcello, lascio a te la parola. Bene, eh, allora ci diceva prima eh, arrivavamo a Vasanello che appunto, è entrato in magistratura nel 72 e eh, chiacchierando eh, ha definito un percorso eh, insomma, importante, un percorso formativo per certi versi. Aggiungo io, forse anche esaltante da un punto di vista professionale: questo, questo percorso e soprattutto quegli anni lì, che cosa avevano come caratteristica peculiare? Ci sono in platea persone che non, non erano neanche, neanche nate, io stesso nel 72 non, non ero nato. Che cosa significava? Eh, non dire bugie, Marcello. Eh? Non dire bugie. No, no, io sono nato nel 76 quindi. E che cosa significava essere magistrato in quegli anni? Che cosa significava eh, fare magistratura in quegli anni? No, eh, parlando con Marcello prima nel venire, nel venire qui diciamo che mi ha chiesto qualche indicazione sulla mia, sulla mia vita, io sono stato magistrato per 45 anni. A 25 anni ho avuto l'avventura, la fortuna, l'occasione di iniziare a fare il mestiere di magistrato. È un mestiere che mi ha accompagnato per 45 anni. In questi 45 anni io ho fatto il giudice civile per tanti anni, per una decina di anni, ho fatto il, il giudice civile e giudice penale, ho fatto il procuratore e, e mi sono occupato anche dai palazzi del cosiddetto potere, cioè dal gabinetto del Ministro della Giustizia e dalla Presidenza, la Palazzo Chigi, la Presidenza del Consiglio, di eh, questioni istituzionali che erano di competenza di due mondi. Ho avuto quindi una fortuna di eh, attraversare un pochino quasi tutte le nostre istituzioni e quindi di avere rapporti e conoscere fisicamente di persona vari presidenti. Della Repubblica, almeno 7-8 presidenti del Consiglio, decine e decine di ministri, decine e decine di persone che sono note come dire, al mondo, al mondo come per le loro apparizioni su, sui giornali, sulle... E rispondendo, diciamo, dopo questa, questa premessa a quello che chiedeva Marcello, penso io che di aver avuto la fortuna anche di aver fatto il magistrato nel periodo forse migliore in cui la magistratura italiana ha avuto modo di vivere, nel periodo in cui la magistratura da un momento meramente burocratico, così come era negli anni 50, è diventato quasi il centro del nostro Paese. Purtroppo ho visto negli ultimi anni anche la decadenza di questa, di questa bellissima avventura e la decadenza e il logoramento di questo ruolo. Eh, Ciò cioè non toglie che eh, diciamo, per tanti, tanti anni ho avuto modo di, e ho avuto la fortuna di avere esperienze che mh, veramente eh, diciamo, ritengo particolarmente significative. Ecco, arrivando proprio alle sue esperienze, eh, lei ha avuto un battesimo del fuoco molto, molto importante. Prima di arrivare al vero battesimo del fuoco, lei diciamo, si è fatto le ossa con eh, i sequestri, inizialmente no, non ovviamente. Sì. <ride> lei in veste di sequestratore, ma in veste di, eh, sì. di inquirente, sì. e soprattutto contrastando le bande sarde, dell l'anonima de, sequestri e le bande calabresi, eh, che imperversavano in, all'inizio, al principio degli anni '70, e a, si sono eh, macchiate di. Mh, quanti centinaia di, di sequestri, ecco. e cosa ricorda di questo periodo in particolare? Beh, eh, come dire, è stato quasi il, il bagno, il mio primo bagno di, di realtà in cui, da eh, persona che ha studiato e che studiava molto, quindi passava per, quasi con il topo di biblioteca, mi sono trovato improvvisamente eh, circondato dall'anonima Sardia da, oppure dalla criminalità andranghetista calabrese con i sequestri degli industriali del nord dove io stavo facendo il magistrato. E, un cambio notevole di prospettiva e indubbiamente di, come dire ho, ho avuto eh, la necessità e l'opportunità di imparare tante cose. Ovviamente avrò commesso, come tutto, ed è normale, degli errori, ma nello stesso tempo ho avuto del, dei ritorni eh, umani anche particolarmente importanti e significativi. Lei si trovava a Biella, se non sbaglio. Sì. A un certo punto succede qualcosa. Sì, a Biella tra l'altro il questore il capo della polizia di Biella per intenderci viene ucciso eh, dalle brigate rosse da, soprattutto due eh, componenti delle brigate rosse Azzolino e Bonisoli che poi ritroveremo appena due anni dopo a Roma in Via Fani a rapire Moro e uccidere gli uomini esatto, di faccio, faccio un rapido inciso e, eh, Bonisoli eh, è eh, un membro accertato del comando di Via Fani che eh, trucidò la scorta del presidente Moro e eh, Laura Azzolini era eh, al tempo del sequestro Moro, quindi nel 1978, un membro della direzione nazionale delle brigate russe e dell'esecutivo nazionale eh, e eh, è, stato, è stato processato per Via Fani però... Dal punto di vista giudiziario non, non era eh, partecipante alla strage. Però è responsabile sul piano sì, del. assolutamente. Come, condannato eh, per banda eh, armata? Eh, sì, per anche sì, come, diciamo, nel comando strategico del Brigate, delle Brigate Rosse. E quindi ho, ho iniziato eh, lì a fare questo tipo di esperienza. Proiettatomi a Roma pochi eh, mesi dopo, e eh, nel mio primo. Eh, turno esterno, cioè la prima occasione in cui il magistrato è messo di turno per intervenire nei casi di urgenza e mi è capitato di, eh, di essere di turno nel giorno della strage di Accalarenzia. Fermiamoci Una un strage... attimo. Sì. sì, scusi, scusi. Ter... La, trage la, trage la strage di Accalarenzia. Facciamo un piccolo passo indietro. Lei si ritrova a Biella, quindi quando viene ucciso un suo collega, e arriva a Roma a seguito dell'uccisione di un altro collega, Vittorio Corsio, che nel 76. Sì. Viene trucidato da Pierluigi Concutelli con una scarica di mitra mentre usciva eh, con la sua macchina e si recava al lavoro. Ecco, fare il magistrato, sì, era, questo, fare questo... Il magistrato era un mestiere pericoloso. Beh, eh, di, um, in, in realtà, come è noto, soprattutto, una volta, il magistrato da, da Roma era costretto a emigrare in paesi del nord o del sud per molti, molti anni. Io, dopo alcuni anni, cinque anni. E ho avuto invece l'occasione eh, che è stata determinata da questo grave e tragico evento perché dopo l'uccisione di Occorsio l'ufficio della Procura di Roma si è svuotato, tutti i magistrati, e molti magistrati, una metà dei magistrati hanno abbandonato l'ufficio per trovare un posto con minore esposizione, miso, minori, minori problemi ecco, di rischio. Ecco, quello, di, quello di che sicurezza. ci interessa, almeno che a me interessa... Da, eh, da persona comune, e qual era l'area che si respirava in quegli anni, la, la consapevolezza del pericolo che si correva nel fare un determinato lavoro, nello scavare in determinati ambiti, perché poi lei, questo ci arriviamo, cominciò beh, a eh, lavorare proprio lì dove nasceva l'omicidio Occorsio. Eh, è sufficiente per riuscire a tradurre questo, nel senso che io arrivo a Roma dopo la morte di eh, Occorsio. Eh, il, eh, per due anni nessun magistrato vuole fare inchieste sulla estrema destra eh, dell'estrema destra e, eversiva eh, ci prova un altro magistrato che dopo tre mesi abbandona per, eh, perché eh, viene minacciato fortemente lo sostituisce Mario Amato che dopo un anno viene ucciso e, e anche di questo poi parleremo arriviamo ad H. Larenzia, Marcello. Sì, allora eh... Prima di passare la parola per, per il ricordo, per la sua testimonianza, al dottor Cavaldo, eh, inquadriamo un attimo la strage di Acca Larensia. Acca Larensia è la, la zona dove sorge una, una sezione del, del, dell'MSI, quindi del movimento sociale, eh, c'è un comando che uccide eh, due giovani. Eh, ciavatta e eh, Bigonzetti mi pare. Un comando ovviamente di estrema sinistra? Sì, di estrema, sì un comando ovviamente di, di estrema sinistra. Eh, C'è ovviamente una sollevazione perché poi la zona diciamo era un po' a Coloritura tra virgolette nera, San Giovanni, giusto? San e... Giovanni, questo non lo so. Eh... Dottore, era San Giovanni la sede di Accalarenzia, il quartiere di Roma. A Calarenza, sì, è sì. Vicino a San Giovanni, a San Giovanni. Tra la... vicino all'Appia. Del... Ecco, e nei disordini che seguono, perché ovviamente la piazza di destra ribolle e cerca vendetta, scende in piazza per cercare vendetta. Eh, un capitano dei carabinieri, il capitano Sivori, uccide. Un altro ragazzo, Stefano Recchioni, un eh, altro militante eh, dell'MSI, e, e quindi eh, questo episodio eh, contribuisce a gettare benzina sul fuoco. E lei si reca sul posto esatto, nell'immediatezza. Io, io mi reco sul posto c'erano cioè una decina di migliaia incognito, di persone. Cognito, no? <ride> da un certo punto di vista, entra nella sezione incognito. Cognito sotto il profilo che come dire, la piazza che dove mh, vi erano una decina di migliaia di persone, era circondata dai reparti della celere. E, e, io volevo andare nel luogo dove erano accaduti i fatti, cioè dentro la sezione del Movimento Sociale, mi disse il capo dell'ufficio politico della questura. Eh, ci possiamo andare così, ma non ufficialmente, perché tutte le persone erano arrabbiatissime, inviperite dalla morte, all'uccisione dei, dei, dei loro amici e da quello che era accaduto poi anche successivamente. Da quello che era eh, accaduto successivamente, appunto, per la reazione delle forze dell'ordine che avevano sparato contro il uccidendo questo ulteriore giovane Stefano, Stefano Recchioni. Strage di H. Larenzia che a eh, 40 anni di distanza non ha colpevoli, non ha colpevoli accertati. È una strage che non ha colpevoli accertati, è una strage su cui eh, sarebbe interessante prolungarsi perché è uno, degli, eh, uno dei tanti lati oscuri della nostra, della nostra Repubblica. Non ci fermiamo oltre perché altrimenti sarebbe troppo, eh, troppo da ci dire Ci scriverà magari su... un libro più eh, avanti. Scriveremo. <ride> Allora, lei eh, è stato a stretto contatto arrivando a Roma con un personaggio che chi era qui per l'incontro con Francesco Pazienza ha conosciuto molto bene, esatto. eh, ovvero il magistrato Domenico Sica. Ovviamente, Pazienza ce l'ha descritto, lo descrive nel libro sotto una luce piuttosto sinistra. Ecco, ci può raccontare il suo rapporto con Domenico Sica? Eh, a cosa avete collaborato insieme? E. Eh, che tipo di persona era? Perché è bello sentire sia una campana che l'altra. Sì, Domenico Sicca, ha detto: Mimmo Sica è un magistrato sicuramente molto intelligente, molto sveglio, molto preparato, molto addentro ai meccanismi delle indagini e dei meccanismi del, del potere giudiziario e del potere poliziesco. Era un magistrato simpatico con cui era piacevole avere eh, confronti umani. Sotto il profilo eh, come dire, lavorativo era un magistrato che si occupava di, diciamo, di vicende molto, molto delicate di natura politica, tanto per fare eh, un segno di quello che accadrà soltanto alcuni anni dopo, è il magistrato che ha avuto rapporti con Arafat, il leader del, eh, dell'OLP palestinese, proprio per... Eh, Poiché in quegli anni vi erano alcuni attentati che eh, probabilmente nascondevano attività eh, dei, dei gruppi pale, palestinesi. Detto questo, appunto, sì, ho visto, eh, eh, leggendo il libro eh, interessante di Francesco Pazienza, come Francesco Pazienza abbia nei confronti di Sica molti eh, motivi di, eh, di, di rancore. Eh, in qualche misura, eh, credo di comprenderlo, sotto pericolo, che Sica interpretava una, una, una parte della eh, giustizia, del, del volto giudiziario che c'è sempre stata, ma inter, lo inter, la interpretava in un modo che eh, come dire, eh, era un po' complicato, un po' difficile da spiegarsi, perché eh, non tanto eh, faceva indagini e risolveva i casi, quanto diciamo, controllava che eh, la situazione non incidesse negativamente su delle vicende politiche. È un, un discorso molto, eh, molto delicato che eh, naturalmente, naturalmente ciascuno la vede in un modo diverso, Ci, chi la vede in modo essenziale, come un'attività una, un essenziale che doveva essere compiuta, altri invece la vedono come un'attività che con la giustizia non, non c'ha molta parentela. Eh, Arriviamo a ah, prego eh, no, mh, mh, volevo soffermarmi un attimo eh, ulteriormente sui magistrati eh, che lei ha conosciuto e con i quali ha lavorato e parlare di due magistrati, di Mario Amato, che purtroppo è stato, è stato assassinato da, dai, dalle versioni di destra, e Antonio Alibrandi, che eh, il figlio del giudice Alibrandi Alessandro era un, un terrorista nero dei de NAR. Eh, lei ha, insomma, li ha conosciuti entrambi bene. Può farci un, un profilo di, di questi due magistrati? Beh, Mario Mato era innanzitutto un magistrato eh, Mario Mato era un magistrato eh, di appena 2, 3, 4 anni più grande di me, quindi era un coetaneo. Eh, Eravamo venuti dal nord eh, dove facevamo i magistrati a Roma e quindi ci trovavamo in una sorta di sintonia. Eh, L'ho seguito nelle, perché ebbe il coraggio lui di occuparsi, dopo la morte di Vittorio Corso, delle indagini sulla, sulla destra. Eh, L'ho seguito in queste sue prime indagini perché si confidava con me e mi chiedeva qualche, eh, qualche consiglio. Un consiglio io glielo diedi rispetto a una vicenda, che, insomma, è una vicenda di nicchia, ma è una vicenda che accadde a lui, quando un detenuto lo convocò in carcere per fargli delle confessioni. E lui andò, prese queste confessioni, poi telefonò al procuratore e disse a lui, raccontò a lui il contenuto di queste confessioni. Mi chiamò, era domenica mattina anche a me, ci incontrammo, eh, mi raccontò queste cose e io gli dissi non puoi più occuparti di questi processi perché praticamente se non hai una copertura istituzionale forte eh, 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 è troppo pericoloso. Perché? Che cosa gli aveva detto questo detenuto e chi era? Se, se si questo, detenuto, eh, questo detenuto... E le cronache conoscono il nome quindi non voglio, non voglio rifare un certo Massimi e questo detenuto aveva confessato un certo massimo. Massimi, massimi. Dico nome, e questo contenuto questo detenuto aveva raccontato loro ha contato a Mario Amato i presunti responsabili di una sorta di loggia segreta e, e che facevano parte di alcuni professori, alcuni personaggi molto in vista della società romana. Eh, questo fatto naturalmente. E, e questo, beh, mi scusi, dottore, siamo in che anno? Questo siamo nel, nel 1980. Quindi, del quindi, quindi, lo, stesso pre, anno, lo stesso anno in cui viene ucciso Mario Mauro, quindi, quindi, no, quindi è, è pre-P2 perché lei ha, è, è pre-P2, insomma, l'anno prima della scoperta della P2. Ah sì sì, L'anno prima della scoperta del P2, ma non era collegata direttamente al P2, ma un altro gruppo di, di persone che sostanzialmente come dire, è, erano state indicate. Ora, eh, questo detenuto fece il doppio gioco, raccontò a. Mario Amato queste cose ma nello stesso tempo raccontò all'esterno dove si venne a sapere che aveva parlato che era stato costretto dalle torture di Mario Amato a fare questi nomi il che determinò per Mario Amato la condanna a morte da parte della, della destra ecco quindi questo è il è poi Marcello le chiedeva anche della figura del giudice Brandi perché da quello che eh, rimane scritto di pugno da Mario Amato, Mario Amato aveva avuto degli scontri molto forti sì. con Alibrandi proprio negli uffici delle pro, sì, della procura sul, pia, sul piano personale certo eh, aveva degli scontri eh, per, anche perché eh, sia Mario Amato che eh, eh, Alibrandi il padre eh, diciamo, eh, avevano dei caratteri molto irruenti quindi facilmente eh, e poi eh, ecco, giusto per contestualizzare l'ha detto prima Marcello ma lo ripetiamo Mario Amato stava scavando laddove a un certo punto sarebbe venuto fuori anche il figlio del magistrato Alibrandi. Sì, il magistrato Alibrandi pensava che il figlio fosse oggetto di una. Di un'azione persecutoria una e eh, in buona fede, immagino, dal punto di vista di padre, però eh, Mario Mato era convinto che così non era. Alessandro... La storia eh... ha dato ragione a Mario Mato, purtroppo, perché come voi sapete, il figlio del giudice Alibrandi è stato poi ucciso in un conflitto a fuoco Nel dopo che lui stesso aveva ucciso un poliziotto. Quindi, sì. eh... Facciamo un attimo un passo indietro, Marcello, perché questo era il 1980, sì. stiamo un po' facendo. Siamo, nella macchina, tempo, siamo Slalom, nella macchina del tempo. Siamo sì, nella macchina del tempo. Quindi, nel 1980, muore Mario Amato per mano di estremisti di destra, sì. se non sbaglio, Luigi Ciavardini e Gilberto sì, Cavallini. Sì, sì. Che saranno poi coinvolti anche nella vicenda della strage esatto, di Bologna dello esatto. stesso anno. Gilberto Cavallini è, è, è tuttora sotto processo, Tutto processo. Per, per però strage. facciamo un passo indietro: facciamo un passo indietro Era di due anni. E partiamo nel 1978, nel 1978 lei si trova a Roma, Roma diventa il centro del mondo per 55 giorni, esatto. sono i 55 giorni del sequestro Moro. Il sequestro Moro. E lei come ricorda che, quei che poi Che poi integro la domanda di Gianluca, Moro poi in quegli anni e, e anche anni prima... È suo vicino di casa, è suo diciamo abita negli anni precedenti negli anni negli anni precedenti prima, prima, prima ecco lei come vive questi 55 giorni da magistrato Ma eh, eh, beh, noi abbiamo vissuto un, un momento l'Italia tutta, Roma in particolare e anche il mondo giudiziario una, una vita del tutto particolare eh, ricordo che il 16 marzo il 78, il giorno in cui fu rapito Moro, alle 9 e un quarto io ero in udienza per dei processi con dei detenuti, venne il colonnello Verisco dei Carabinieri e mi avvisò. Guardi che Moro è stato, è stato rapito e gli uomini a scorta sono stati uccisi, sembra che stiano bombardando Roma con, con, facendo esplodere una serie di bombe in varie parti in di Roma. Ci fu il panico totale. Addirittura le si audienze, parlava di bombe. Le udienze furono sì. tutte quante sospese. Il, il Palazzo di Giustizia, come molti palazzi e ministeri romani, furono svuotati di persone che andavano a casa o a scuola a recuperare i figli perché pensando che stessimo di fronte a un colpo di Stato. Oggi queste cose sembrano molto lontane, ma in quel giorno erano molto, eh, molto pressanti. Lei cosa pensò? Alla... Questi sono, sono eventi come per chi è nato come per me le torri gemelle, io ricordo precisamente il momento e quello che pensavo. Cosa ha pensato lei quando le viene detto che Moro era stato rapito e che c'era in atto un probabile colpo di Stato? Beh, come dire, no, io dire, non ho pensato, ho pensato di, semplicemente di inserirmi in quello che era la possibilità di fare in, nel senso dell'ufficio quello che potevamo fare. Quello che possiamo fare, abbiamo chiesto subito al procuratore e tutti quanti di, di svolgere ciascuno un suo ruolo in questa indagine per poter aiutare. Eh, la possibilità di trovare eh, Moro Vivo e, e tutte le altre cose. Naturalmente, diciamo, mh, questa era, era frutto della nostra inesperienza, della nostra insomma, anche eh, improvveditudine, diciamo, perché eh, era evidente che non si poteva e non si doveva agire in questo modo. E la città di Roma visse da città assediata, posti di blocco dappertutto furono emanate leggi speciali per la, eh, le perquisizioni in blocco degli edifici e quindi fu un periodo in cui i, i, iniziarono in modo eclatante i, i cosiddetti anni di piombo che con le morti che c'erano state prima e con quelle che si susseguiranno eh, praticamente quasi ogni settimana, se non ogni settimana, ogni, ogni, ogni mese sicuramente c'era più di un morto che derivante da, da, da queste attività. Politiche E l'Italia fu davanti a una situazione completamente diversa. Una situazione da affrontare. Marcello, sul, sul sequestro moro non posso che lasciare la parola a te, che sei insomma uno studioso del, dell'argomento. Sì, beh, mi incuriosiva però eh, sentire anche un ricordo di, del moro, diciamo privato, del moro come dire comune che, che abitava nel... Nel, nel condominio di, di, Via Forte, di Via Forte Trionfale, prima di passare a, a, a entrarci proprio nel sequestro. No, ehm, come dire, ehm, raccontato, io ho avuto modo di abitare in anni appena precedenti a questo evento nello stesso stabile dove abitava Moro. Quindi avevo anche avuto modo dire, di ricollegare più facilmente quelli erano stati i movimenti di Moro ehm, in quest'ultimo quest giorno, cioè l'uscita dalla palazzina che noi vedevamo la, quando io. Un paio d'anni prima vivevo in quello stesso appartamento, vedevo dove Mauro uscire con la scorta, con, con, con i controlli della scorta, e muoversi verso la chiesa, andare in chiesa, e, come dire, era, faceva parte del, della quotidianità, una quotidianità ordinaria, ecco, senza, senza, senza alcuna drammaticità, quindi era un pezzo di vita che io ricostruivo diciamo, dal piano privato. Ma soprattutto lì, lì si impose perché eh, diciamo, cambiò la storia, in qualche modo anche del tipo di indagini, dell'importanza anche delle indagini della magistratura rispetto a quelli della polizia. Lì iniziò tutto una, eh, come dire, un percorso istituzionale che ha piano piano portato la magistratura ad avere più spazio nell'ambito delle indagini. Esatto. Eh, off, prima off the record, chiacchierando poiché eh, il dottor Cavaldo eh, poi negli anni eh, mi, sembra, eh, mi diceva che eh, nell'immediatezza nell del sequestro non se ne è occupato proprio specificamente come, come indagini e come, eh, come, come incarico diretto però poi lo ha, come dire, ci ha rinciampato nel caso Moro dopo anni anche anche beh, eh, eh, beh sì, la vicenda Moro, naturalmente, come voi sapete, è una vicenda che eh, è stata affrontata in quegli anni, poi successivamente a cui è stata data un un, un, una risposta processuale. Ci sono vari processi, tant'è vero che si chiamano processo Moro eh, I, Moro, Moro bis, Moro Ter e così via, perché piano piano si sono coperte alcune manchevolezze del primo processo. Quindi si è scoperto che, non so, per esempio, nel comando vi erano altre persone, che c'erano altri fiancheggiatori, che il, la storia andava, era sempre più complessa. Devo dire che ancora oggi non si sa la verità completa sulla, sulla vicenda Moro, e ci sono anche tante verità alternative che anche in questi ultimi giorni si rincorrono. Senta, si ma rincorrono. lei, lei un'idea se la sarà fatta? Io, Su... eh, insomma, ho. Naturalmente io ho l'idea che eh, il nucleo fondamentale che è emerso è il processuale, è giusto, i responsabili sono veramente stati responsabili, però penso che alcune cose sono state raccontate in modo falso e sono state passate la storia in modo falso. Quindi c'è stata una responsabilità c è, c è, istituzionale? C'è effettivamente ancora dell'altro nella vicenda Moro. E alcune, alcune cose possono essere emerse anche da voi, sentendo le, le, la televisione, i telegiornali, personaggi che sono scappati in Sud America e sono spariti in Sud America. Eh, evidentemente, la spiegazione potrebbe essere quella che è della loro responsabilità nella vicenda Moro e anche Ce nelle ne loro sono... coperture. Eh, eh. Ce ne sono due in particolare ancora latitanti, tanti: Casimirri Casimiri, Casimiri, Cosimiri, ed Alvaro e Alvaro Lo Iacono. Lo sta in Svizzera. Casimirri in sì, Nicaragua la cosa, la cosa però sono particolare... due personaggi che richiederebbero una sessione eh, di, esatto, di racconto a parte. parte. Perché eh, lo Iacono è sicuramente un estremista di sinistra coinvolto in H. Larenzia, quasi, quasi certamente, ma la sua eh, come dire, purezza ideologica credo che possa essere messa fortemente in dubbio così tra come la purezza ideologica di Casimir tra l'altro Alvaro Loiacono che è cittadino svizzero per parte di madre è stato condannato in via definitiva per l'omicidio di Michis Mantakas uno studente greco di destra avvenuto nel 74 mi pare 74. Cioè, e in invece Casimirri era il papà Mentre Casimiri, era... Casimiri è figlio del, eh, di un portavoce eh, del Vaticano, portavoce di, di due papi eh, e attualmente si trova in Nicaragua, ha eh, acquisito la cittadinanza... Allora, di quel prima, paese. Di arrivare, prima di arrivare poi al Vaticano, perché qui certo. penso che... Oh, no, però, però scusami, <ride> sì. no, non posso fare al dottor Cavaldo questa domanda. Eh, lei prima diceva che, a proposito di Sica, che ci sono, ci sono eh, stati e probabilmente ci sono e forse ci saranno sempre pezzi di magistratura che come dire, salvaguardano uno status quo, fanno come dire, gli equilibratori. Quanto possono aver pesato questi magistrati nella non risoluzione del caso Morto? Questa è una domanda a cui la risposta non, non sono in grado di darla. C Ho delle eh, ipotesi del tutto personali che non mi sento di, di, di condividere per la loro insomma, eh, opinabilità. Allora, eh, sono anni caldissimi: 78 Moro. Prima lei ha citato eh, quello che le dà la notizia del rapimento Moro, Antonio Varisco. Eh, Giusto? No. Che Varisco le ha dato la, sì. la notizia del rapimento sì, sì. di Moro il colonnello, il colonnello Varisco, d'alto, che poi sarà assassinato infatti, dalle, dalle Brigate stavo, Rosse e era... l'anno dopo sarà assassinato sul Lungotevere. Eh, esatto. Allora Varisco è un altro, un altro omicidio esatto. attribuito alle Brigate Rosse, anche lì non si capisce bene se... Adatto, ed, era, eh... ed, era, ed, era, ed era al tempo il responsabile... Delle, della, della, della sicurezza, praticamente, del il, te, eh, il tempo. Era responsabile nella città giudiziaria di Roma esatto. dei, eh, della sicurezza della città, ma soprattutto del trasporto dei detenuti quindi diciamo avere rapporto con il trasferimento dei detenuti dalle varie carceri al, alle aule giudiziarie per essere processati. Ecco, ma perché sono andato a parlare di Varisco? Varisco meriterebbe sicuramente un approfondimento a parte perché la sua è una storia veramente molto intrigata e tragica, perché verrà ucciso in modalità veramente brutali da un comando guidato da Antonio Savasta, un brigatista e Varisco è collegato indistricabilmente a un altro personaggio molto molto particolare della storia dei segreti d'Italia, Mino Pecorelli, il giornalista Carmine, detto Mino Pecorelli, direttore di OP, osservatorio politico che prima era un'agenzia di stampa, poi diventa un settimanale, ecco, Mino Pecorelli verrà ucciso il 20 marzo del 1979 a Roma, appena uscito dalla redazione, verrà centrato da quattro colpi di pistola di cui il primo, simbolicamente probabilmente, in bocca. Ecco, lei eh, mh, mi pare di ricordare che non si sia occupato direttamente della vicenda, però, però è stato molto vicino in quel periodo a Sica, a Sica, che è il primo magistrato ad arrivare sul posto. Cosa ricorda dell'omicidio Pecorelli e se ci può fare un po' un profilo dall'occhio del magistrato di questo giornalista molto particolare? Beh, ehm, domenica, innanzitutto io. Avevo contatti con Sica, ma su Pecorelli di meno, meno intensi. Ce l'avevo con il collega che si chiama Mauro, che era il titolare dell'inchiesta perché era di turno eh, nel momento dell'uccisione di, eh, di Pecorelli. La vicenda Pecorelli è una vicenda, è una vicenda troppo complessa. Voi tutti quanti la, la conoscete in, in grandi linee, ma è difficile parlarne in, eh, veramente in una battuta soltanto. Perché <ride> Quindi, è, una, è una mission impossible È, è un no comment. È perché, però però eh, c'è no. un filo rosso in qualche modo. Perché eh, venendo qui eh, ci il, filo, racconta... il filo rosso scusi, se sì. eh, il filo rosso è quello che spesso lega vari omicidi che sono inspiegabili, da ultimo abbiamo parlato di Varisco, come adesso i Pecorelli, omicidi che non hanno avuto una, una spiegazione del tutto, del tutto convincente e la spiegazione è spesso del tutto convincente perché effettivamente sono anomali in cui c'è qualcosa ma c'è qualcos'altro qualcosa si trova, talvolta si trovano e si condannano i responsabili e il qualcos'altro sfugge e il qualcos'altro sfugge nei meccanismi oscuri della storia ecco, esatto. quindi nel, in quello di Pecorelli sono sfuggite molte cose in questi meccanismi in questi me in, in questi risvolti oscuri nella storia esatto però c'è un come dire allora non, non lo chiamiamo filoso lo chiamiamo link così eh, la, anche la, la, la nostra platea ci siamo, siamo modernizzati eh, perché lei è, eh, è stato magistrato che ha indagato sullo scandalo Italcasse sullo scandalo Italcasse sì. in quegli anni ed è eh, lo scandalo di Talcasse è uno dei cavalli di battaglia ah, di, di, di Pecorelli lo scandalo che, che di Talcasse, giusto, giusto per, per cioè, contestualizzare un po' sarebbe quasi uno scandalo mani pulite dieci, esatto. dieci anni prima dieci anni prima, ma quel processo è finito quando abbiamo parlato a passare oh, di nel, nel di dieci venire dieci anni, dieci anni quindici anni prima quindici sì, anni sì. prima, mani pulite quindici anni prima sì, se erano 78, 79, 80, quindi, eh, tenga conto, non vi, ho vi ho detto che me ne sono interessato di quello, in quel momento storico mi, ero il, uno dei titolari di quel processo, non vi ho detto eh, come è finito per me quel processo. Ah. Ah. E, e, e Quel processo è finito per me perché io da PM chiesi la cattura, dei responsabili dei partiti politici che avevano, che avevano confessato di aver portato i soldi nella valigetta, aveva preso i soldi dalla valigetta da da, dal, dall'Italcasse e, e il procuratore mi tolse il processo. Ecco. Questo per vedere qual era il clima? Eh... Con la revoca del processo eravamo tre colleghi, tre sostituti. Occuparci di questa vicenda, di questa io e altre due persone, io e un altro sostituto eravamo per la cattura di queste persone, il terzo mm, scrisse al procuratore che non era per la cattura di queste persone perché riteneva che fosse una vulnus al sistema politico generale, il procuratore diede ragione a questo e levò il processo a noi. Ecco, il, procuratore, giusto, il procuratore chi era? Curiosità Gallucci. Gallucci. Ecco giusto per fare un altro po' di contesto sulla figura di Pecorelli, voi considerate che lo scandalo di Little Cass a livello mediatico esce fuori nei primi anni 80 Pecorelli ne parlava già dal 77, perché aveva delle fonti eh, sì. molto interne nei gangli dello Stato. Ed è per quello che poi su Pecorelli non si è giunti probabilmente alla verità, perché era talmente addentro ai segreti dello Stato, era talmente addentro alle zone grigie che i moventi per, eh, per la sua uccisione Ma sono stati... Ma io talmente... non, credo che, non credo che Pecorelli sia stato ucciso perché cercava la verità. E perché? Eh, penso che sia stato ucciso perché sapeva la, ver sapeva la verità. Su cosa? Su qualche cosa. Cosa? E <ride> <ride> voi mi state diciamo, facendo domande su casi, ognuno dei quali sono casi quasi pietre miliare della nostra storia giudiziaria e della nostra storia politica. Ma noi non l'abbiamo invi invitata Quindi, qui a casa. Eh, diciamo banalizzarli in pochi secondi, in pochi minuti, è, è molto complicato. è adesso. Complicato, va bene. Non, non lo incastriamo al no, no, magistrato, assolutamente, non, assolutamente. non ci riusciamo. E... Allora, un attimo, a questo punto io direi, sì. a meno che non hai qualcosa da aggiungere su questa. No, 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 no Allora, andiamo, perché abbiamo vai. fatto questa lunga premessa? Avete capito che eh, il dottor capaldo si è occupato nella sua carriera di cose ah. talvolta. Indicibili, ma non perché non per una sorta di, di pudore, indicibili perché a volte veramente si, non si può dire eh, quello che si pensa perché giudiziariamente magari non si raggiunge la verità, si possono maturare delle convinzioni personali che, ovviamente, devono restare tali, soprattutto se queste convinzioni maturano in seno a un uomo dello Stato ed ecco che interviene in questo caso la narrativa esatto. la narrativa, narrativa d'inchiesta è una formula eh, letteraria eh, che in qualche modo non voglio farvi una Lexio magistralis anche perché non insomma, però è il modo letterario per aggirare i vincoli. Della, del, non, del non dicibile quindi in chiave romanzesca si possono dire quelle cose che magari non possono essere dimostrate o esatto. che okay, okay, okay. In, in ambiti diciamo ufficiali come la magistratura eh, anche se magari possono essere riscontrate non diciamo dimostrate sono, possono come dire provocare reazioni e Ecco. Sono movimenti da un punto di vista istituzionale e personale. Ecco, allora, Abbiamo eh... parlato di tanti magistrati che hanno pagato con la vita eh, il loro coraggio nel voler fare il loro lavoro. Ecco, questo, in questo romanzo lei affronta un tema molto, molto, molto complicato, molto doloroso ancora oggi perché i familiari non si sono mai arresi. Sì. Possiamo dirlo tranquillamente, insomma non, non è che stiamo noi a svelare, la ragazza scomparsa in controluce, eh, è la figura di Emanuela Orlandi. E la cosa che ci solo, scusami, solo per contestualizzare un attimo Emanuela Orlandi, scomparsa nel 1983 all'età di 16 anni, figlia di un, eh, di un funzionario vaticano, Ercole Orlandi. Esce di casa per recarsi a una lezione di flauto, a una scuola di musica e eh, non, e non, torna, più, non torna più a casa. Allora, in questo, in questo romanzo, la ragazza scomparsa: diciamo che sin dalla sua uscita, eh, qualcuno ha cominciato a non dormire più, sonni tranquilli. Mm. In particolare lei è stato ospite della trasmissione Atlantide con uh, Andrea Purgatori e in quella sede poi ci arriviamo magari eh, tra un po' in quella sede sono state dette delle cose, tra l'altro che lei tra l'altro scrive in chiave romanzesca, poi Andrea Purgatori le ha fatto delle domande ben precise e diciamo si è eh, come è riaccesa l'attenzione su un caso dove la luce non è mai stata spenta. Però lei ha contribuito con un romanzo a dare forse una spinta in più verso una pista ben precisa che, su cui si è sempre girati attorno, ma che non era mai stata individuata con tanta precisione. Prima però di arrivare nello specifico a questa pista, senza svelare ovviamente il contenuto del romanzo, cioè, perché non spoileriamo, anzi, lo, lo ricordiamo, è in vendita, qui c'è il banchetto e dopo anzi... Il dottor Capaldo sarà lieto di firmare le copie se lo vorrete. E prima di arrivare al nucleo centrale di questo romanzo, mentre venivamo qui è uscito fuori un argomento particolarmente inquietante. Lei ci, ci ha raccontato che negli anni in cui scompare Emanuele Orlandi sono scomparse altre ragazze a Roma, e anzi queste scomparse si fermano quando scompare Emanuele Orlandi perché c'è un clamore mediatico tale per cui ci si ferma ecco su queste ragazze non è mai stato non c'è mai stata un'indagine ci può dire, ci può, può spiegare al pubblico quello che ci siamo detti prima esatto. chi sono, quante anche, sono queste anche ragazze anche il contesto il in contesto contesto. cui sono scomparse sì, devo fare tre passi indietro per riuscire a riprendere il discorso che lei ha impostato, effettivamente diciamo eh, il Scrivere il romanzo è stato per me una, una modalità per poter dire quello che pensavo e quello che pensavo a seguito delle inchieste, delle prove, degli interrogatori, degli atti di indagine che vi ho eseguito. Naturalmente poiché come dire, non, non siamo in un, in un in tribunale, non dovevo scrivere un atto processuale e diciamo, ho pensato che il romanzo fosse un modo per rendere più semplice anche la comunicazione e il racconto di una storia il racconto di una storia anche spingendo a, a scoprire a, a cercare di mh, comunicare quello che... Eh, eh, il processo non è, stato mai, eh, non è mai riuscito a comunicare. Questa ragazza che è scomparsa, il motivo per cui è scomparsa questa ragazza. Come sapete, questa ragazza è stata raccontata, è scomparsa nell'83, ma si sono, eh, come dire, eh, accavallate nel tempo una infinità di ipotesi che era, fosse scomparsa per un maniaco sessuale, per un fatto familiare, perché Aliacciava. L'attentatore al Papa voleva uno scambio con, eh, con, con la sua libertà per poter eh, riconsegnare la ragazza eh, viva. C'erano altre bande eh, diciamo di eh, presunti terroristi internazionali che erano intervenuti su questo. E, è stato detto che invece c'era la, la criminalità organizzata che voleva in qualche modo recuperare dei soldi che aveva dato al Papa. Sono state formulate. Ipotesi veramente fantascientifiche che si sono sviluppate nel corso di ormai quasi 40 anni, di 40 anni di, di attività. Allora ho cercato di sintetizzarle in una, sto, in una storia, in una storia che dicesse sostanzialmente quello che era il mio pensiero, eh, ma poiché non posso dirlo sul piano giudiziario, perché sul piano giudiziario significa accusare qualcuno, e non si può accusare impunemente qualcuno senza, senza averne le prove. E le prove, eh, de, come dire, eh, le prove devono essere prove granitiche trattandosi di omicidio, eh, non è che sono prove. Quindi è un omicidio. Eh, omicidio, perché il, eh, come dire, eh, eh, la premessa è che ovviamente io ritengo che eh, Emanuela Orlandi sia morta, non essendo, essendo morta, non essendo morta di morte naturale, eh, diciamo è un omicidio. Quando si è avvenuto questo omicidio? Noi non sappiamo con esattezza se subito nello stesso giorno della scomparsa, una settimana dopo, qualche mese dopo, ma certamente una ragazza che da 40 anni non si vede mentre la famiglia la piange costantemente, non, può, non si può pensare che sia nascosta per non farsi trovare dalla famiglia. Quindi è, è evidente che è, diciamo, la conclusione è una conclusione logica che è quella che ha consentito di svolgere le indagini, come indagini per un omicidio. Per un omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione ed omicidio. Ed ecco il motivo per cui io, responsabile della distrettuale antimafia, mi sono occupato di, questa, di questo eh, eh, processo. Ma è anche vero che questo processo, nel corso del tempo, ogni volta che cercava e arrivava a un brandello di verità, e poi dire che questo si allontanava perché c'era una fuga di notizie, qualcuno interveniva con qualche altra cosa. Anche nel caso in cui mi sono occupato io. Ehm, io ho iniziato a occuparmi come responsabile di antimafia perché ehm, diciamo, la premessa come ho detto prima era il sequestro di persone a scopo di distorsione della, della ragazza di questo processo e questo nasceva dalle dichiarazioni, voi lo, forse lo sapete, chi di voi è più a, eh, aggiornato dalle dichiarazioni di Sabrina Minardi che era una delle amanti di un famoso De Pedis che è uno dei capi della banda della Magliana per intenderci, per intenderci il famoso Dandi che avete visto nel film romanzo criminale. Il Dandi del, del, del romanzo criminale diciamo, era, aveva mh, la Minardi e la Minardi ha raccontato una storia. La, in questa storia ha raccontato che lei, mentre stava con De Pedis, aveva eh, raccolto questa ragazza che era stata sequestrata, l'aveva mantenuta lei stessa in, per un periodo in una sua casa e poi l'aveva restituita. E insieme a De Pedis ha una macchina targata Città del Vaticano che è vicino alla al, alla, alle mura Leonine, all'ingresso all di, eh, di San Pietro. Questa è la storia dei Minardi. Stranamente questa storia che quindi comincia a dare indicazioni per trovare anche i personaggi che hanno agito insieme alla Minardi, è stata per un, un, come dire, un atto criminale. Eh, eh, di qualcuno eh, completamente pubblicizzata, messa sui giornali, quindi messa a conoscenza della banda della Magliana, cioè di coloro che dovevano essere oggetto della investigazione. Dopo eh, 15 giorni da, da questo evento mi viene consegnato il processo per continuare le indagini. Io continuo le indagini, credo che tra l'altro sento anche pazienza il, che il vostro ospite precedente. Eh, e sento tante altre persone che la banda della Magliana mi faccio un'idea complessiva, piano piano mi, mi inoltro in, questa, in, questa, in questo meccanismo e mh, mh, da un certo punto di vista arrivo ad alcune conclusioni alcune certe, alcune non certe, certamente, eh, certamente opinabili ma io sono convinto che la banda della Magliana abbia eh, avuto un ruolo in questa, in questa vicenda proprio per questo quando diciamo... Il procuratore che nel, di Roma che nel frattempo era in, intervenuto, eh, il dottor Pignatone, eh, ha eh, mh, ritenuto di archiviare il processo perché a eh, suo avviso non era più possibile trovare nessuna prova eh, mh, sulla responsabilità di chi che sia per quanto riguarda questa vicenda. Io mi sono rifiutato di firmare l'archiviazione ed è, è nato un conflitto interno di tipo processuale per cui l'archiviazione, eh, il processo mi è stato tolto, l'archiviazione eh, eh, è stata presentata e il processo oggi è archiviato, è archiviato fino a quando, come dire, non appariranno delle prove che saranno ritenute eh, sufficientemente diciamo, importanti per riaprire per senta riaprire il dottore, senza voler ovviamente sottintendere nulla oggi il dottor Pignatone dove lavora? lo deve dire lei? Ce lo dica lei. No. Allora, lo, lo faccio io. È il procuratore generale del Vaticano. Basta, basta. E, secondo lei potrebbe essere riaperto questo caso? Lei... Eh, scusami, ma per... eh, il, 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 il caso. Eh, lei, è stato, che... lei è stato sentito in procura dopo l'intervista. Eh. Dopo, Dopo l'intervista alla 7 lei è stato sentito? Preferisco non parlare di queste cose. Che... E sono stato interrogato in procura, ma preferisco non parlare di queste cose. Vabbè. Quindi diciamo che comunque qualcosa si è mosso con la pubblicazione di questo libro. Sì, non, ho, non so se si sono mosse nel verso giusto o nel verso, giusto. verso sbagliato. <ride> Eppur si, sono... si muove, eppur ecco. si muove. però è importante anche il verso del movimento. Per ecco, capire, però, volevo, volevo fare un passo indietro per tornare alla domanda primigenia. Siamo partiti dalla, dalle ragazze scomparse nell'anno di Emanuela, e a che cosa c'è questo contesto? Perché questa, questa cosa non. Questo ehm, sa ehm, ehm, se voi leggeste il libro. Eh, eh, nel libro um, c'è la storia di Manuela insieme a un'altra storia tutte e due le storie sono vere eh, hanno dei nomi che non sono quelli giusti hanno dei particolari che sono distonici talvolta su luoghi o su... No, ma sono due storie vere eh, la storia di Manuela è, è, è una storia che si interseca con altre storie riscomparse e, e si interseca con eh, una serie di meccanismi che, eh, mh, romanzeschi, naturalmente, perché io ho raccontato delle, delle vicende romanzesche, delle, mh, una serie di, di, di fatti che accadevano a Roma in quei tempi. Erano fatti che eh, riguardavano, come nel riferimento che mi è stato appena fatto, a dei festini a cui partecipavano, a delle messe nere a cui partecipavano delle, delle ragazze non volontariamente e alcune delle quali finivano in malo modo. Ecco, questo, questo fenomeno è un fenomeno che eh, mi è stato descritto, risulta eh, da, eh, dall'analisi, secondo me, delle, mh, dei bollettini e delle persone scomparse, in cui appunto si vede che eh, in quello stesso anno di Emanuela sono scomparse molte ragazze tra i 15 e i 17 anni. Lei ha fatto un numero prima? E, che... Beh, insomma, un, una, una ventina di ragazze. Eh, che sono scomparse. Però non, ci, non, non sono mai state fatte indagini. E, e non, non mi risulta che siano state fatte mai indagini e che non sono più ricomparse. E tutto si ferma con la scomparsa di Manuele Orlandi. C'è un, quando, collega un quando, collegamento. Quando viene fuori, non, non si ferma non, nel giorno della scomparsa, se, nel giorno in, più in cui viene manifestata all'esterno. L'esistenza di questo processo, quindi non nel giugno, del, ma nel luglio-agosto dell'83, questi fenomeni, praticamente, questo fenomeno mh, sparisce, mentre eh, in precedenza eh, mh, erano, state scompar erano scomparse delle ragazze spesso lo stesso giorno, nello stesso giorno a Roma sparivano 3-4 ragazze di questo tipo. Eh, non una coincidenza eh, certamente. quindi potrebbe, insomma, potrebbe essere sempre una coincidenza perché le coincidenze sono tante però se, si poteva forse pensare che non ci fosse questa coincidenza ecco allora eh, nel romanzo io racconto diciamo come secondo me sono andate le cose ma non è facile, devo dire mi rendo conto di, parlando con le persone che l'hanno letto che l'hanno letto, che vanno e che me ne hanno poi riparlato, io ho cercato in sostanza quasi di nascondere quello che è il mio pensiero nelle pieghe del romanzo, ne parlavo con Gianluca prima e mi accorgevo che anche Gianluca forse qualche, qualche passaggio, qualche passaggio diciamo, dovrebbe rileggerlo. Per quale motivo? Forse, forse sono stato insomma, troppo scuro, non, non, non sono stato bravo a esprimermi eh, compiutamente. Ma io non ho cercato di raccontare la storia in modo chiaro. Questa è la verità, ti due punti a capo e te la dico in, in, cinque, in cinque righe. Io ho cercato di raccontare una storia in cui la verità venisse fuori piano piano a pezzi, eh, che ciascuno la ricavasse da quello che, che io ho scritto. Questo era la mia, il mio sogno, che no? questo... il lettore ricavasse e mettesse lei lui insieme questi, questi pezzi per poter ricostruire la verità. E ci sta soprattutto un pezzo che è molto difficile trovare, ma è il pezzo decisivo, quello che spiega non soltanto quello che è il mio pensiero, ma spiega perché la verità ancora non è stata trovata. Beh, Perché c'è un motivo profondo ed è molto importante per cui la verità non è stata trovata. Diciamo che, diciamo che lei è sicuramente riuscito a scrivere un bel romanzo, molto avvincente, quindi consigliamo ovviamente di leggerlo. Ci sono effettivamente poi dei dialoghi molto in chiave forse, ma non andiamo a dire quali, lasciamo... Eh, il piacere della scoperta ai lettori. Sì. Marcello, non so se vuoi aggiungere qualcosa, perché poi eh, vorremmo che faceste voi direttamente sì. qualche domanda. Vi preghiamo di farla lì al microfono, se no non si sente. E intanto cominciate a sì. pensarci. Sì, allora ovviamente cerchiamo anche un po' di tirare le fila della storia senza ovviamente spoilerare il romanzo, eh, ve, lo, ve lo leggerete. Eh, questa storia e la storia di Emanuela ha come epicentro il Vaticano e le chiedo prendo a prestito la, la frase della, della quarta di copertina chi tocca il Vaticano a volte muore e è accaduto perfino ai papi perché chi tocca i fili del Vaticano muore? e a quale papa si riferisce? Beh, beh, penso, penso che il papa, il papa è è papa Luciani insomma. non, non, non c'è rispondo e non rispondo a tutte e due le domande <ride> rispetto al, al papa Luciani che è la conclusione a cui immagino eh, Marcello arrivi per la data in cui ho inserito la vicenda posso però dire che naturalmente ho inserito dei fatti come vi ho spiegato Alcuni veri eh, e alcuni li ho dovuti deformare: le parole, le, i nomi eh, per, per evitare una contestualizzazione che rendesse diciamo, troppo evidente di chi, di chi stessi parlando e a chi facessi riferimento. Quindi invito Marcello a pensare che potrebbe non essere il Papa Luciani. Potrebbe essere quello un riferimento, diciamo, di quelli che, che, che la necessità narrativa mi ha costretto a, a modificare. E questo per quanto riguarda l'aspetto uh, quello che dicevi. Eh... No, eh, io dicevo, parlavo no, proprio io... del Papa. Cioè... No, no, no. Vabbè, io, io chiedevo, chiedevo, mi volevo concentrare proprio sulla centralità del Vaticano eh, in sulla, centrali sulla, sulla centralità del Vaticano, per chi tocca eh, eh, sulla centralità del Vaticano è, è naturalmente è un, è un romanzo che è Vaticanocentrico. Eh, anche il personaggio più importante di questo qui è, insomma, è un personaggio che vive dentro, eh, dentro il Vaticano, personaggio che viene dall'altro romanzo ma viene, vive dentro il Vaticano. È, è, è vaticanocentrico perché i meccanismi, eh, che sono, eh, alla, eh, i meccanismi che sono stati utilizzati per la vicenda, i meccanismi che hanno regolato la vicenda di questa ragazza scomparsa e dell'altra e dell'altro eh, racconto che si interseca con eh, la vicenda di Emanuele Orlandi eh, e che riguarda un patrimonio enorme che eh, eh, è in, nel Vaticano ed, è ed era improvvisamente scomparso, sono due vicende, tutte e due vere, che eh, eh, come dire, hanno come centro il Vaticano e naturalmente... È evidente che sia la scomparsa di una ragazza del Vaticano, sia la scomparsa di un, un conto bancario presso lo Iordi eh, di consistenza stratosferica, mh, eh, stratosferica e sono due, eh, due, eh, due punti eh, che è, è difficile toccare senza avere dei danni. Dei danni. Non è possibile inepicarsi e contrastare sia un patrimonio che scomparso e cercare di riaverlo e immaginare che possa essere restituito senza che qualcuno pensi di farti fuori. E così, per quanto riguarda la ragazza, la scomparsa di una ragazza e la morte di una ragazza ha una motivazione che non è un capriccio, cioè avrà una motivazione che è molto profonda. Il motivo per cui la ragazza scomparsa non è scomparsa non è un capriccio sessuale di un momento oppure come dire mi è sfuggita la mano o una, una vicenda che è, per cui io ho perso il controllo. È una vicenda che è profondamente radicata nella realtà vaticana e bisogna scoprire qual è questa realtà vaticana. Non è facile, scoprirla può essere pericoloso. Ecco perché anche... E diciamo c'è quella frase che ha preso l'editore dal romanzo, della, eh, perché la quarta di copertina. La fa l'editore, e ha preso dal romanzo questa frase perché è una frase che spiega il senso del perché c'è la tragedia che in questa vicenda sia una vicenda del conto dello Ior, sia una vicenda. Della ragazza scomparsa. Senta, abbiamo eh, prudentemente evitato, e spero che lei apprezzi, di farle la domanda che le ha fatto Andrea Purgatori in tv, cioè sulla trattativa per esatto. trovare la tomba di Emanuele Orlandi. Però gliene faccio un'altra. Lei parla del servizio segreto Vaticano. Servizio un... segreto. segreto Vaticano. Ha avuto mai a che fare direttamente con questa entità? Okay. Sul piano. Eh... Come dire, sul piano formale ufficiale no. Quello non ufficiale. Posso, posso immaginare che alcuni eh, fenomeni che io ho percepito e che nell'ambito di non dico questa indagine, e anche in, in, altri, in altri segmenti poss, po, possano far parte di, di, di una vicenda del genere. Magari anche la fuga di notizie. In determinati momenti particolarmente strategici Ma, eh, come dire il, il vaticano è, 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 è una realtà eh, grandissima sul piano eh, religioso sul piano eh, insomma eh, se sono, sta lì da 2000 anni c'è un motivo. Eh, insomma sono miliardi le persone che fanno, fanno riferimento, sono cattoliche che fanno riferimento al, capo, al Papa, eh, ha una grossa importanza politica e eh, forse è l'unica struttura politica che dura da 2000 anni, tutto il resto sono tutti gli imperi. Si sono, si sono terminati l'impero romano, quello cinese, il giapponese, tutti gli imperi. Il Vaticano e, no. Tutto, e, il Vaticano è, è l'unica realtà politica che è durata 2000 anni e non è neanche un caso perché, perché forse, è la prima multinazionale reale che c'è stata nella storia, forse anche grazie alle sue capacità di gestione politica che è, è, ha saputo. Come dire, eh, contemperare e acquisire da tutto il mondo esperienze di tutto il mondo in modo da, da poterle calibrare per poter continuare ad andare avanti attraverso piccole modifiche eh, eh, costanti e continuative. C'è molto da imparare da, dal Vaticano, è, è esattamente diciamo, è quello che è, è il segno. Del, del, del mio rispetto per il Vaticano c'è molto da imparare nel bene ma c'è anche un lato oscuro forse oscuro del Vaticano e quello che io come cattolico io sono cattolico mi, mi, eh, eh, mi inquieta è che ci sia un lato oscuro anche laddove non dovrebbe esserci ecco. però mi devo dire che non, non la volevo fare però mi scappa proprio di fargliela questa domanda per, per l'inchiesta proprio per, per, per quella sua indagine. Don Vergari. Dove? Don, Don Vergari. Chi è Don Vergari? Don Vergari è il rettore di Santa Pollinare, giusto? Era l'ex eh sì. rettore spieghiamo, di è rivolto. Spieghiamo, eh, spieghiamo perché di questa domanda. Bisogna, bisogna forse... Eh, no. la do, prendo la domanda, Don Vergari. Don Vergari è il rettore di Santa Pollinare. Cos'è Santa Pollinare? È una basilica. È una basilica che sta nel centro di Roma, vicino Piazza Navona. È una basilica enorme che ha un complesso enorme. È, è, è un complesso dove si annidava, dove era localizzata la scuola di musica frequentata da, da Emanuele Orlandi. Ma nello stesso tempo in Santa Polinare vi erano tante altre realtà. Alcune realtà diciamo sempre di tipo scolastico, altre di tipo religioso. Altre di tipo politico, era un mondo, un mondo intero, quindi quando si può dire che una cosa è avvenuta in Santa Polinare, è, è, è avvenuta in un mondo che è un mondo complesso, è un mondo dove ci sono tante tensioni, quindi eh, è un mondo talmente complesso in tensione che quando si è verificata la, la vicenda di Manuela Orlandi, ed è morto De Pedis e poi è stato ucciso De Pedis il Santa Polinare ha cambiato il Vaticano ha cambiato completamente la struttura di, 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 dopo la morte di De Pedis di, del Santa Polinare Santa Polinare era una realtà gestita dal Vescovo di Roma e da, eh, da Don Vergari poi è passata alla nella gestione dell'Opus Dei un'altra associazione cattolica come voi tutti che sapete questo passaggio non è privo di significato perché avviene proprio a margine della storia di De Pedis della sepoltura di De Pedis in Santa Polinare e nella successiva detronizzazione di Don Vergari che è un sacerdote ma eh, sospettato di fare attività sessuale con dei eh, diciamo seminaristi che lui eh, mantiene nella, nella struttura di, di Santa Pollinare e di essere un ponte tra la curia e la criminalità organizzata. Lui, Don Vergari, era molto amico di De Pedis è lui che fa seppellire De Pedis in Santa Polinare. La firma allora però... questo meccanismo è, è un meccanismo, quindi Santa Polinare è una realtà molto complessa. La firma la mette Ugo Poletti poi, per... che è un altro insomma, importante. Che, che, che mi corregga se sbaglio, Don Vergari è uno dei fedelissimi di Poletti. Uno dei... uno dei fedelissimi di Poletti del cardinale Poletti. un fedele di molto Poletti molto vicino. Uomo, uomo del cardinal Poletti sì, beh, insomma in quel periodo la curia romana, i vescovi di Roma era il cardinale Poletti e Don Vergari era un braccio destro eh. e lavorava, credo, negli uffici giudiziari della, del Vaticano del bene, io la, Marcello per... direi che a questo punto se ci sono domande del pubblico visto che si è anche fatta una certa ora esatto. vi chiediamo di, di farle qui esatto, il leggio è a disposizione prego sindaco, prego, sindaco. Io ne, ne avrei un paio perché, visto che lei è un po' criptato, mi tengo la domanda di riserva del Giolli. La prima è cosa ne pensa oggi della magistratura italiana e, alla luce della sua esperienza ultraventennale, cosa cambierebbe nella magistratura, se lo ritiene, ovviamente. La seconda è mh, i lati oscuri. E, pazienza la scorsa. Eh, lo scorso incontro ci rivelava che c'è un dossier segretato nei suoi confronti. Lei ha un mare di segreti, eh, politici che muoiono, ne facciamo uno, Andreotti, si è portato via 60 anni della nostra storia, ma ritiene, non, non ritiene che gli italiani debbano sapere la verità? Sì, come ho fatto tante domande che dovrei tenere una... Cominciamo dall'ultima che è più semplice. Andreotti si è portato tanti segreti nella tomba, ma questi segreti li ha ben conservati durante tutta la sua vita e credo che la sua vita politica sia stata così lunga proprio perché avesse molti segreti e li conservasse molto bene, se non li avesse conservati bene la sua vita politica sarebbe stata molto più corta, in sintesi. Per quanto riguarda come dire, la magistratura italiana, anche qui il discorso è molto difficile sintetizzarlo in poche, in poche battute. Io posso dire che, come ho detto all'inizio, sono molto, molto felice di essere stato magistrato per 45 anni. Eh, mh, sono molto felice delle possibilità che la magistratura mi ha dato per conoscere il mondo, per conoscere le persone, per conoscere i paesi. Io ho conosciuto la magistratura di 30 paesi del, del mondo, eh, per, avere, per fare esperienze di vario genere, conoscere varie realtà, che non ciascuno di noi conosce realtà sempre segmentate. Da una prospettiva noi vediamo sempre soltanto la stessa vista. Quindi il fatto di poter cambiare... E continuamente prospettiva mi ha consentito di vedere più cose, più mondo, non tutto il mondo naturalmente nessuno lo può vedere, ma molta parte del mondo e lo devo alla magistratura italiana. La magistratura italiana è dal mio punto di vista è stata è, è anche un esempio per moltissimi anni alle magistrature degli altri, eh, degli altri paesi. Poi si è innescata una crisi che era... Eh, non soltanto diciamo prevedibile, ma ehm, eh, io insieme ad altri l'avevamo prevista nel lontano 1988, eh, dove creammo un gruppo che si chiamava appunto Proposta 88, che tanto per fare un esempio, de depositò una riforma del, de delle votazioni del CSM. Per abbattere le correnti nel 1988. Quindi eh, pensi, con quanti anni eh, prima delle, delle vicende attuali. Quindi, e per quale motivo? Proprio perché era evidente da allora, ma forse anche da prima di allora, ma io me ne accorsi allora insieme ai miei amici e colleghi con i quali facemmo questa avventura che se fosse andata avanti così la magistratura si sarebbe piano piano, piano eh, rovinata dall'interno e si sarebbe sgretolata il caso Palamara, il sistema Palamara che è adesso sulla sul, sul, su, conoscenza di tutti ne è l'esempio ma è un esempio, è eh, 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 così, cronaca di una morte annunciata ecco eh, la magistratura è la cronaca di una morte della magistratura annunciata non poteva che morire, non può che morire una magistratura che non ha più come riferimento la giustizia ma interessi di parte, perché il, la forza del magistrato è essere imparziale e, non avere, e per essere imparziale l'uomo non soltanto deve essere una brava persona, intelligente, preparato, quello che è, ma deve soprattutto non avere interesse quando decide una cosa. Se tu non hai interesse quando decidi, se hai delle indicazioni complessive della tua cultura e della tua anima positive, puoi decidere probabilmente bene. Se hai interesse, anche se sei un genio, non, te, non deciderai mai secondo giustizia ma secondo l'interesse. L'importante eh, era eliminare la parzialità, l'interesse dal, dalla, dalla vita dei magistrati. Quando c'è l'introduzione di interesse in... Questo si è verificato sempre di più forte negli ultimi anni, attraverso l'interesse della carriera, cioè l'interesse di diventare qualcuno per poter essere qualcun altro. Allora c'è l'interesse, ma l'interesse lo paghi sempre. Tu hai interesse a diventare, allora ti pieghi, ti pieghi a fare cose che non dovresti fare, perché se non le, se non le fai non vai avanti. E allora questo ricatto è quello che rende il magistrato imparziale. Quindi rende il magistrato non magistrato e questa è la morte della magistratura. E purtroppo eh, anche se eh, come dire, la magistratura impegnata ha cercato di, di, di vivere in modo intenso questa, questa sua battaglia per cercando di, di dire ma io sono impegnato, non sono parziale perché voglio il bene, ma il bene non lo avrai mai se non pensi. Pensi che sei sempre tu dalla parte della, della ragione. Devi avere questa, eh, come dire, questa distanza, questo distacco dalle realtà umane per poter fare il, il giudice per bene. Quindi credo che, eh, tant'è vero che la magistratura, è, e per questo dicevo che la mia esperienza nel, io penso di aver vissuto i 40 anni migliori della magistratura italiana, perché la magistratura in questi 40 anni si è impegnata. E prima sul campo del lavoro, sul campo dell'ambiente, sul campo, sul campo della, eh, del terrorismo, sul campo della mafia, eh, eh, è stata lei, non sono state neanche le forze di polizia spesso o, o le forze politiche. Le forze politiche hanno delegato alla magistratura la lotta che dovevano fare loro nella politica, la lotta contro il terrorismo, contro le radici del terrorismo, contro le radici dei conflitti sociali. La delegata alla magistratura. Questa delega ha fatto sì che la magistratura quasi cambiasse pelle, diciamo snaturasse. Quindi, oggi, da, eh, come dire, sono molto triste nel vedere questa magistratura. Sono molto triste nel capire come anche non riesca la magistratura a, a, ad avere un'autocritica di se stessa eh, eh, ragionevole perché non sono autocritiche di se stesso quelle di mh, Palamara che scrive un libro che avrebbe dovuto far mh, movimentare il mondo, il primo libro, non il secondo libro, questo, il primo libro, e quasi tutto il mondo politico ha fatto finta di non leggerlo. E, e ne, come dire, Palamara penso che possa avere le carte in regola per poter disegnare le... Eh, i confini di una giustizia migliore. Eh, mh, ha le carte in regola per dire che lui ha avuto il coraggio di denunciare quello che è, che è stato il male della magistratura, non per disegnare confini eh, migliori. I confini migliori potranno essere disegnati dagli italiani se riescono a capire l'importanza di avere una magistratura e una giustizia, perché senza giustizia... La giustizia non è eh, quella che si fa nei tribunali, la giustizia è quella che c'è nella società, nel mondo. Ecco, credo che questo sia il dato più importante. Avere il senso dell'importanza della giustizia come cardine di uno Stato, cardine di una vita. La giustizia è una stella polare di una, di una società. Spero un di avere risposto. C'è un'altra domanda, prego. Grazie Giacomo. Sono due cose, anche riallacciandomi al volo a quello che diceva il sindaco alla fine, cioè gli italiani hanno diritto poi di, di, eh, di sapere, in realtà il diritto ce l'hanno, ma <ride> poi non è detto che questo diritto riescano diciamo così, ad esercitarlo. Io non ho ancora letto il libro ovviamente, eh, ho apprezzato molto due cose. una eh, Volevo dire la delicatezza: in realtà il senso delle istituzioni di raccontare alcune cose che lei ovviamente ha conosciuto non per sentito dire, ma con delle carte, de, 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 degli interrogatori, quindi toccando con mano alcune cose. E da qui le volevo dire, chiedere un'altra cosa, lei prima, ascoltando attentamente, ha detto: Io mi sono impegnato. Il primo libro è andato benissimo, lei ormai diventa uno scrittore, diciamo così, è un romanziere importante, però, mi sono dovuto impegnare a eh, così sfumare oppure eh, la, la realtà in qualche modo nasconderla oppure renderla come ha detto il sindaco criptica eccetera e allora la deduzione semplice che viene a una persona che sta attenta eh, beh, a chi diciamo così è così impegnato eh, o si deve così impegnare nel nascondere qualche cosa vuol dire che poi insomma la verità la conosce altrimenti l'impegno sarebbe stato molto meno importante quindi questa era una domanda suggestione gestione la prima la seconda invece è però mi sembrava importante perché, ripeto, l'impegno nel così eh, rendere la realtà sfumata significa conoscere la verità. E secondo me è molto importante, è detto da lei ha un valore ancora più importante perché, eh, voglio dire, se ne sentono tanti in questi 30 e passanti su Emanuele Orlandi, lei le carte e il processo lo conosce, quindi magari un giorno lo conosceremo anche noi, la verità. La seconda, invece, è un pochino più tecnica. Ascoltando la prima, lei ha detto ma io sono convinto, o comunque... L'omicidio di Emanuele Orlandi, quindi, già partendo così a un punto, cioè l'omicidio di Manuele Orlandi, e questo io lo dico perché non è così scontato no? che, che sia un omicidio, è un omicidio un, è dovuto a un sequestro a scopo di estorsione. Poi l'ho ascoltato ancora meglio, ho sentito a un certo punto, e quando raccontava della Minardi, ha parlato addirittura di una riconsegna della Minardi alla Città del Vaticano. Quindi uno che segue un po' il filo, diciamo così, eh, non facilissimo, dice: Beh, ma allora. È un, un omicidio a scopo di estorsione che è nato dopo un, a seguito di un sequestro a scopo di estorsione, quindi c'è stato un, un tempo in cui poi qualcuno teneva questa persona. Eccetera. La domanda è, ma secondo lei questo sequestro a scopo di estorsione, ma l'oggetto dell'estorsione, quando c'è un'estorsione c'è un estortore e un estorto, chi erano, visto che Emanuele Orlandi probabilmente era come dire in quel momento l'oggetto di una vicenda ma chi erano questi soggetti estorto e estortore l'ultima, io sono stato rispettoso di Gianluca che ha detto, cioè, non le chiediamo ma nessuno di noi le chiede se l'hanno ascoltata, abbiamo detto il giornale però io l'ho vista la puntata con Andrea Purgatori che tra l'altro è un amico e lei c'ha una, cioè se magari ci racconto ci ridice quello che ha detto lì, tanto voglio dire basta andare su Google e si ritrova Qual è la cosa che ha lasciato un po' interdetti tutti? Abbiamo parlato del Vaticano, eh, c'è eh, il Vaticano che alleggia i misteri del Vaticano, però insomma lei qualcuno del Vaticano l'ha incontrato. Magari se ci racconta quel pezzetto che ha raccontato a Purgatori, fermandosi a quello che ha detto a Purgatori, è questo un po' che lascia tutti noi interdetti. No? Tutti abbiamo sempre parlato del Vaticano, ma il Vaticano non l'ha visto mai nessuno. E in giorno invece il Vaticano in qualche modo l'ha incontrato ufficialmente. Tutto qua. Grazie. Dunque, ma. Prendiamo Tyson eh, mi, mi spiace di non aver preso, dovevo prendere gli appunti mentre parlava perché le, le domande, le, le sue domande sono moltissime, moltissime. E, e, mh, probabilmente non riesco perché non me le ricordo neanche diciamo tutte quante perché non, senza l'aiuto. Di un, eh, di un punto. Ricominciamo dal, dal Vaticano il, perché eh, ho parlato di Vaticano? Beh, la vicenda di, la, di Manuela Orlandi è una vicenda di una ragazza che vive con tutta la sua famiglia da nel Vaticano, il cui padre lavora ed è uno dei più stretti diciamo, collaboratori, seppure diciamo di tipo, di tipo familiaristico del sommo pontefice. E quindi è una vicenda che mh, mh, come dire, colpisce il Vaticano se non altro eh, attraverso, perché i eh, cittadini del Vaticano non sono come quelli di Roma, 3 milioni, sono, non arrivano a 300 insomma, eh, i, i cittadini del Vaticano. Quindi se scompare un cittadino del Vaticano, la vicenda interessa il Vaticano. E tanto più interessa il Vaticano quanto... E, come sapete fin da subito è partita quella vicenda che vedeva Manuela Orlandi, rapita perché fare lo scambio con Ali, Ali Acha detenuto per l'attentato al Papa che è quindi il Vaticano quindi la vicenda nasce naturalmente senza nessuna forzatura come vicenda del Vaticano che riguarda il Vaticano anzi la cosa sconvolgente semmai è l'inverso e non è stato mai forse sottolineato abbastanza che il Vaticano ha detto che lei e lui Vaticano non si interessava affatto di, di, della scomparsa di Manuela perché Manuela era scomparsa in Italia cioè dopo la porta del Vaticano, di, di Porta Sant'Anna cioè un cancello bastava per, non far, per, per, non, per, per pensare che non era più vicenda che riguardasse il, il Vaticano ma la vicenda di Manuela Orlandi e come dire eh, richiama il Vaticano anche per quello che ci sono state, le telefonate, tutte le vicende poi successive. Quindi che la vicenda di, di Emanuele Orlandi riguardi il Vaticano, credo che non si possa negare. Poi non, ovviamente non significano responsabilità del Vaticano, significa soltanto che riguarda il Vaticano. Eh. Quindi il Vaticano che dice non mi interessa niente di sapere come va finita la storia della mia, della mia eh, cittadina mh, è un po' strano. E, e effettivamente, poiché il Vaticano ha detto che non si è inter mai interessato di Emanuele Orlandi, questo è strano. Perché, se nella mia attività di magistrato, quando scompare, quando è stata uccisa una cittadina americana, gli Stati Uniti, che sono un po' più lontani, ci hanno. 300 milioni di persone si interessano alla persona che è morta in, Ita è morta in Italia per un omicidio. Il Vaticano non si interessa, prendiamo atto. Forse dovrebbe avere anche una sensibilità umana maggiore della Presidenza degli Stati Uniti. Quindi la vicenda del Vaticano, ecco perché io parlo di Vaticano per Manuela Orlandi, no, e tutto il mondo parla di Vaticano, non è una mia connotazione. Poi le dice, ma è, è stata uccisa per un sequestro di persona. Ma qual era l'estorsione? Eh, voglio fare due precisazioni. Una di tipo tecnico-giuridico, lei è avvocato, quindi eh, eh, anche se il, il pubblico non tutti sono, sono dei giuristi, però il motivo eh, giuridico per cui è possibile eh, come dire indagare su qualcosa è che... E una procura può indagare su qualcosa se c'è un reato, se non c'è un reato non può indagare, è un fatto esterno. Se una persona è scomparsa perché se n'è andata via, non è che la procura indaga perché è scomparsa se, se non pensa che la scomparsa sia dovuta a qualcuno che l'ha sequestrata, l'ha uccisa, ha nascosto il cadavere, allora agisce. Allora l'immagine per indagare. E che, dal punto di vista della magistratura è stata quella di pensare che cosa può essere accaduto e allora una cosa che poteva essere accaduta era che era, la ragazza fosse stata presa perché non era più tornata a casa quindi era stata rapita e forse era stata rapita per un motivo pensiamo forse anche per, per estorcere qualcosa tanto più che erano pervenute anche al, al Papa, tutto sommato, delle richieste no, di intervento per qualche cosa, quindi una, un minimo di estorsione c'è cioè, lei dice: Ma l'ultima domanda che mi fa: ma qual è, secondo lei, questa estorsione? Eh, io lo devo dire qui, ma non per motivi eh, diciamo pubblicitari. Ma se legge il mio romanzo lo, lo, lo scopre. <ride> Però non era questa l'ultima domanda. <ride> non è, non <ride> era questa. Romanzo, ma no, non, voglio da, non voglio eliminarla perché <ride> voglio costringerla a leggere il mio romanzo, no? <ride> ma per, per, per dirle che nel mio romanzo, naturalmente, non può non esserci diciamo sia pure nascosto tra le pieghe, eh, o e addirittura c'è più volte la motivazione del sequestro di, eh, di Emanuela. Ed è la motivazione del sequestro che è il momento delicato di, del, della storia e lega le due storie insieme, quella del conto Lujor e quella della scomparsa di Emanuele Orlandi. Ed è questa motivazione. Che è così complessa e così dura, anche da, da scrivere, che mi ha costretto a scriverla non in un solo punto del libro, ma a doverla far ricostruire in più punti perché è una verità veramente terribile. spero di avere risposto. Vabbè, l'ultima domanda la lasciamo in sospeso. <ride> C'è qualcuno, prego, se puoi sì. venire qui sì, dalle. Ehi, eh, no. si, si avvicini sì, sì, sì. Grazie, ecco, grazie. Allora, io le volevo fare una domanda. No? Lei ha detto dal 1988 ho creato Orizzonte Comune con un gruppo di magistrati 1988. sì, sì. Dal 1986 c'è la pagina più brutta de cioè della magistratura in Italia, che è Enzo Tortora. Lei è a favore o no della responsabilità civile dei magistrati? Sì. sì. E allora perché? Però adesso faccio il cattivo. Lei è l'ultima indagine su a chi la fa? Su carico di chi? Non ho capito. È l'ultima indagine da PM, prima del suo pensionamento a 70 anni. Lei la fa su Ilaria Capua. Guardi. È uscita un articolo del foglio. Guardi, Possiamo spiegare di che stiamo dunque, parlando? Ehm, di Ilaria Capua. Guardi, eh, la vita di un magistrato. Innanzitutto, bisogna pensare che io sono favorevole alla responsabilità civile del magistrato perché penso che eh, il magistrato, eh, come dire, eh, se sbaglia in certi contesti deve pagare. Il problema dell'errore, del, come dire, il problema della responsabilità civile per il magistrato è un, è un problema abbastanza complesso per questo motivo, perché nel nostro sistema giudiziario esiste il primo grado, il secondo grado e il terzo grado. Allora, e questi gradi esistono non perché ci sia una verità assoluta che è quella che porterà mi lasci finire, se eh, sì. no non. Eh, perché, perché mi rendo conto che lei è, è semplicistico, no? È semplicistico passare. Ma Ilaria Capua, poi le spiego la, la vicenda di Capua. Eh, sì, non sì. mi interrompo. Eh, allora, qual è la verità? Quella del primo grado, quella del secondo grado o quella del terzo grado? Eh, perché. Se, si prevede, eh, se la legge prevede tre gradi di giudizio, prevede che evidentemente i tre gradi siano necessari e se sono necessari significa che è possibile che il secondo corregga il primo e che il terzo corregga il secondo. Ma questa eh, struttura è una struttura, come dire, formale, è per una forma di. E di convinzione sociale che il, il, come dire, il nostro legislatore ha ritenuto che di dare tre gradi di giudizio per dare una possibilità in più di valutazione e di ritenere giusto e vero, ma sul piano giuridico, non sul piano della realtà effettuale. Il, il, il terzo grado e dire che il terzo grado è giusto non significa che il primo è sbagliato, significa che. L'ordinamento ritiene di dover seguire il terzo grado, quello della Cassazione, non che il primo eh, 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 sia sbagliato, anche perché altrimenti eh, l'errore eh, sarebbe automatico. Ogni volta, che il, eh, ogni volta che tu decidi, se poi vai in appello, quello che appello lo pensa diversamente da te, significa che tu hai sbagliato. È possibile che ad avere ragione nella realtà sia quello di primo grado, anche se poi il secondo grado lo cambia, il problema della responsabilità civile non è tanto la diversità di, eh, di contenuto della decisione, ma quanto i motivi, l'accuratezza la, con cui uno decide. Se, un, se lei fa il giudice di primo grado ed è convinto che eh, eh, la signorina al primo, eh, al primo è, è innocente, l'assolve. E io, giudice secondo grado, penso che invece sia colpevole e la condanno. Lei non è che ha sbagliato, non è che posso dire che lei ha sbagliato, perché se facesse così, eh, allora non, per quale motivo ci sarebbe il secondo grado? Esistono dei sistemi, quelli americani non sono il secondo e il terzo grado, ma non perché nelle, nei sistemi anglosassoni c'è un grado solo per cui uno decide e basta, significa che decide sempre bene. Perché proprio l'esistenza del secondo e terzo grado consente una disparità di vedute. Il problema della responsabilità non è data dalla differenza di questo, come semplicisticamente si può pensare, è dato dalla, dalla serietà con cui uno arriva a una conclusione, che sia di colpevolezza o di innocenza. Se tu seriamente arrivi è una decisione che è la tua, perché il giudice deve decidere secondo la propria coscienza non deve decidere secondo dei meccanismi di interessi altrui. E se la sua coscienza le dice che uno è innocente, lei deve assolverlo, anche se io che, sono, che vedo dopo dico che no, insomma è colpevole e va condannato. Quindi ritornando alla, 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 capua, alla, alla capua, a parte un, eh, che eh, eh, diciamo... Eh, situazioni di tipo personalistico che eh, è, è poco elegante da parte mia diciamo, eh, eh, discutere. Ma la, eh, la Capua è una persona che è stata sottoposta a processo non dal, soltanto dalla procura, anche dal tribunale e altre delle formule, quindi diciamo contro la Capua, e siamo stati ritenuti degli elementi di responsabilità, non soltanto da me, che ero il procuratore, ma anche da altri magistrati che avevano il compito di vagliare e di decidere se era opportuno o meno che la Capua andasse a, a, a giudizio, e hanno deciso di sì, poi nel giudizio si sono verificati due fatti per la Capua anzi tre fatti per alcuni fatti erano prescritti per altri è stata ritenuta innocente per un altro e, 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 per, il fatto in particolare per uno è stato ritenuto che lei era colpevole di aver di aver eh, c'erano gli elementi per poter ritenere che lei avesse preso dei soldi che non gli spettassero ma che era prescritto il reato per cui andava comunque assolta allora il discorso sulla capua complessivamente è un discorso compl complicato, perché altrimenti ogni volta che una persona eh, viene eh, eh, assolta in un grado diverso, è, come dire, il giudice è sbagliato, non è detto è, e quindi è responsabile. Il giudice è responsabile quando fa le cose senza una motivazione seria, senza un'attenzione un seria alla, alle vicende. Altrimenti vince sempre quello che è al terzo grado, capisce? E ma si è sbagliato, sì, però beh, diciamo che anche per Tortora sia il PM sia il giudice erano d'accordo, e Tortora si è fatto un anno: eh, no, si è fatto un mese eh, Guardi, no, agli arresti, la vicenda e di Tortora è una vicenda, è una vicenda che come dire, io. Eh, 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 sa, eh, diciamo. Eh, eh, la vicenda del, del Tortara è, è una vicenda che, insomma, mh, è una pagina, eh, come dire, negativa e nera della magistratura italiana, eh, eh, ma per quale motivo? Non perché ci siano state persone che hanno pensato diversamente a un altro, semplicemente perché si è scoperto che sono state messe degli ordini di cattura su persone che senza neanche un controllo sul sull'esattezza del nome e cognome, allora c'è quella sbadataggine, quell'arroganza quella, quell e quella cialtroneria che è inconcepibile. Se invece lei ritiene. Che nella indagine che fa altrimenti le indagini le il problema non è tanto ehm, come dire, la, conclu, la, la conclusione delle indagini è, è una cosa che dall'inizio non si può sapere come va a finire un'indagine uno inizia l'indagine inizia a indagare, il problema è la serietà di quando si inizia nel, devi fare una, la cosiddetta avviso di garanzia no? L'avviso di garanzia deve essere sostenuto da un certo tipo tipologia di prove, la condanna in primo grado da altre prove e la, la condanna in secondo grado da altre prove. È la serietà del sistema che va messa a punto, quando il sistema non funziona in certi parametri, deve esserci la responsabilità. Io sono, eh, diciamo. Eh, favorevole alla responsabilità del, eh, del giudice responsabilità civile del giudice ma la responsabilità civile del giudice non deve scattare quando quello di secondo grado la pensa diversa dal primo piano su, su, anche su questioni minimali altrimenti, altrimenti come dire nessuno farebbe il secondo grado nel primo grado io non faccio il primo grado se lei mi può, mi, mi, può, mi può correggere e se la sua correzione mi viene a danno a me che significa? È un meccanismo correttivo, è un sistema che è organizzato in un certo modo per commettere teoricamente meno errori possibili. Allora si dice, se io le cose le faccio vedere prima a una persona in primo grado, poi come era una volta a tre persone in secondo grado, poi lo faccio vedere a cinque persone nel terzo, nel terzo grado. Ci sta maggiori possibilità che io alla fine ho indovinato come sono andate le cose nella realtà. È un meccanismo pragmatico. Noi, a noi manca nella nostra cultura, eh, diciamo, latina, manca il pragmatismo anglosassone. Che, per cui ecco, in, in, gli anglosassoni, il giudice, che così come decide, decide la giuria, come sapete dai telefilm americani, eh, e negli Stati Uniti non decide il giudice, decide la giuria popolare. Per quale motivo ve lo siete chiesti? Perché gli Stati Uniti, hanno, gli Stati Uniti il mondo anglosassone, ritiene che è più, eh, eh, diciamo, più deresponsabilizzante per il giudice: perché il giudice non, deve, non assume una responsabilità per condannare le persone, la, la responsabilità l'assumono i giurati ed è una responsabilità che la prendono e, e poi si risolvono perché poi cambiano. Quindi è stato condannato a morte una persona, avranno sbagliato? Eh, nessuno risponde perché non ci sta il secondo grado. Tendenzialmente, non c'è il secondo grado. Quindi eh, eh, perché non c'è il secondo grado? Perché indovinano sempre? Così non è come impara, insegna proprio la storia per i, per i numerosissimi casi di persone andate a morte che erano innocenti come si è scoperto dopo, perché i meccanismi processuali sono sempre come dire: i meccanismi che possono sbagliare per non sbagliare occorre creare dei meccanismi eh, onesti ma cercare di mettere le persone eh, giuste al posto giusto che non debbano avere interesse come accennavo prima per poter pensare che, eh, che, che di arrivare a delle decisioni che sono delle decisioni corrette ma se uno vuole dire è stato condannato in primo grado, in secondo grado è assolto quindi come dire il primo grado è sbagliato francamente eh, è, è molto semplicistico Beh, io direi che la risposta è stata sì. data, anche se devo ammettere che non conosco la vicenda. Allora, eh, si è fatto tardi, quindi sì. a questo punto. Concludiamo. Concludiamo. Allora, vi ricordiamo che il libro del dottor Giancarlo Capaldo è a disposizione. Il e ringraziamo il nostro ospite per essersi prestato alla nostra inquisizione qui <ride> in pubblica piazza, parlando di Vaticano non poteva essere altrimenti e ringraziamo ovviamente tutti i partecipanti, siete stati veramente numerosi, un bellissimo pubblico, ringraziamo l'amministrazione comunale, ringraziamo l'accoglienza che ci dà Vasanello sempre molto calorosa, Vero. vi ricordiamo seguiteci, seguite anche sul sito del Comune, il prossimo appuntamento sarebbe stato quello appunto esatto. di Palamara, l'abbiamo dovuto spostare, quindi vi diamo appuntamento. Il 29 di questo mese con Davide Vecchi per sì. parlare del caso di David Rossi, quindi un altro eh, caso molto, molto scottante. Spiroso. E non ci resta che salutarvi e augurarvi una buona serata. Grazie.